come strena di Natale diamo inizio appunto alle festività natalizie col 33esima edizione del Lunaio e approfittiamo anche per ricordare i nostri prossimi appuntamenti che sono sabato 2 alle 16.30 all'auditorio il tradizionale premio di poesie Chavai, il premio di Pippo Raffo di fotografia e le tesi. E ricordiamo ancora che domenica 17 nel pomeriggio ci sarà il tradizionale cerimonia del confuo. E direi che è stato un anno come al solito dove siamo riusciti a portare a termine tutte le nostre manifestazioni e questo è già un bel risultato. Ora speriamo anche nel 2018 di poter ricalcare diciamo le stesse cose magari arricchite con qualcosa di nuovo. Quest'anno l'ho dedicato agli ospedali e alle farmacie a partire dal Medioevo fino all'inizio del Novecento, quando poi l'attività delle farmacie e gli ospedali sono stati talmente modernizzati da non presentare più un interesse storico. Le farmacie sono diventate delle aziende commerciali, soprattutto di rivendita di prodotti industriali, quindi esulava dall'interesse storico. Diciamo che abbiamo cercato di recuperare, come tutti gli anni, ho cercato di recuperare soprattutto ciò che va dimenticato. Ad esempio, non so quante persone si ricordassero del Lebrosario e del Lazzaretto di Chiavari. E poi ovviamente nella storia vengono fuori dei gustosi episodi tipo il farmacista Podestà, nato nel 1769 in un posto visibilissimo di Chiavari dove centinaia di persone al giorno passano, c'è un suo ritratto ma nessuno lo sa. Tengo molto anche alla nostra lingua locale e quindi ho colto l'occasione per chiarire alcuni aspetti che di solito sono preda di pare etimologie e di fantasie senza senso. E per esempio spiego perché la vallona di Sant'Antonio, l'autoio da Valona Santa Caterina, si chiamava così. È un aspetto semplice della nostra lingua, però anche quello è stato dimenticato e soggetto a storpiature. Diciamo che ci sono tanti elementi di curiosità. Lo stesso fatto che le farmacie fossero 8 alla fine del 700, 8 alla fine dell'800 e 8 più una dipendenza adesso la dice lunga anche sull'aspetto corporativo di questo tipo di attività. Ovviamente non si è potuto prescindere da trattare l'argomento della farmacia dei frati, che pur senza essere stata la farmacia più antica di Chiavari era comunque quella che ha avuto più notorietà e diciamo dal punto di vista storico ha avuto più storia, diciamo. E il fatto della litigiosità anche tra le farmacie per la concorrenza commerciale, e il fatto la famosa cassetta di medicinale del dottor Prandina, che per la prima volta si chiarisce che farmacista l'aveva fabbricata, come e perché e che farmaci conteneva. Insomma, c'è la grande storia e la piccola storia, la nostra storia di Chavai. Tutti quanti auguro buona lettura do Lunaio, buon 2018 e arrivederci l'anno prossimo.